Noi siamo l'agenzia per l'innovazione agricola, per la promozione dei prodotti, dell'eccellenza dell'Asia. Dovevamo essere qui perché ambiente vuol dire cibo, vuol dire terra, vuol dire agricoltura. E quindi non solo è un nostro dovere, ma siamo molto contenti di essere in queste giornate di grande forza, di grande popolarità. Oggi noi l'agricoltura attraversa un momento felice, il food, il mangiare italiano è ricercato un po' in tutto il mondo. Quindi significa, insieme agli agricoltori, che dobbiamo capire che abbiamo una grande possibilità di creare lavoro e creare ricchezza in quella che io chiamo l'economia della bellezza, turismo, cibo, agricoltura. Cosa fare? Si tratta intanto di capire che dobbiamo mangiare meglio. Mangiare italiano significa anche nel mondo e in Italia mangiare sano, che troppo spesso il nostro obiettivo è far capire anche alle famiglie che non possono spendere, perché chi può mangia bene, ma le famiglie normali non possono sempre pagare un vino magari di 30 euro tutti i giorni. Quindi il nostro sforzo insieme agli agricoltori è quello di far capire che c'è una straordinaria tradizione, patrimonio di cibo italiano, l'olio extravergine, vini, salumi, formaggi, di buona qualità a prezzi ragionevoli. Però dobbiamo far comprendere anche a tutte le famiglie che per difendere bene l'ambiente dobbiamo accorciare la filiera difendendo il reddito degli agricoltori. Cioè noi dobbiamo fare in modo che questo nostro paesaggio, che è così straordinario, che l'Italia è soprattutto fatto dall'uomo, l'uomo che lo lavora, che lavora la terra, che la produce. Non a caso abbiamo fatto in questi anni una cosa di cui vado molto orgoglioso. Abbiamo rifatto un bando per le terre, per l'uso delle terre, dopo 44 anni, e abbiamo assegnato 350 ettari a realtà giovanili, ma giovanili molto preparate, economisti, avvocati, biologi, veterinari. Perché? Perché la terra va lavorata e noi dobbiamo fare in modo che in questo paese una parte di questo nostro territorio sia destinata per sempre all'agricoltura, per produrre cibo e cibo di qualità. Coinvolgendo grandi chef stiamo per elaborare un ricettario, un po' come riscoprendo le vecchie ricette della nonna, come fare le polpette, come riutilizzare il pane raffermo, come fare delle belle minestre, in modo che le famiglie da una parte risparmiano, ma dall'altra possiamo mangiare in maniera sana e in maniera intelligente. Con un motto direi: chi mangia bene pensa bene. Ultima vicenda. Questo grande settore, appunto agricolo, può dare soddisfazione a tanti ragazzi e ragazze. Il nostro assillo anche come Regione Lazio è questo: creare ricchezza per dare lavoro, che è la vera grande piaga italiana. Ricordo che su 10 ragazzi entro i 35 anni lavorano solo in 4. Noi dobbiamo dare risposta anche agli altri 6. Quindi passione, intelligenza e soprattutto lavorare insieme, che è una cosa che spesso noi italiani non sappiamo fare. Io sono tornato recentemente dal Vinitaly, abbiamo avuto una grande soddisfazione, il record di presenze, il nostro vino nel mondo sta andando forte, ma ho avuto la sensazione concreta che il cibo italiano è molto ricercato. Questa è una grande via di sviluppo, una grande via per creare ricchezza e lavoro.